Belli Sandro conquista il titolo mondiale dei medi junior battendo per fuori combattimento l'australiano Ralph Dupas. Il momento del KO è andato così. Fin dalle prime riprese ho visto Dupas accusarmi dei colpi ed io ho sempre insistito e cercato di poter piazzare il colpo finale, ma lui, quando ha visto che i colpi facevano male, ha cominciato a tirare fuori la sua esperienza e tutte le sue scorrettezze. Come potete vedere, il ciglio, il naso e la testa mi ha spaccato mezzo, e io ho cercato di portare il combattimento, di tirare avanti, perché erano 15 le riprese, e con l'aiuto del mio fratello e di Sconcerti sono riuscito a piazzare il colpo dove Guido mi diceva sempre di portarlo, e io non trovando la misura adatta, perché quello era molto abile, molto esperto, non ero riuscito, affinché alla nona ripresa, appena suonato il gonge, lui è partito con aggressività per attaccarmi, io mi sono fermato, e appena partito lui e l'ho beccato qui al mento, ed è caduto a terra, e fino al conto totale si è alzato, ma era in condizioni balorde e ha sospeso l'incontro. E ora una domanda un po' banale: che impressione le fa sentirsi campione del mondo? Ma è una bella cosa, una cosa che io, la prima volta che lo provo, non sono mai stato. Comunque sono sempre lo stesso, ecco.